Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Ascoltando queste parole del Vangelo, riflettevo, e certamente anche voi, come Gesù se la deve sudare. La vittoria contro il peccato, contro la morte, la conversione del cuore dell'uomo. Mentre era con i suoi discepoli, parlava del Regno dei Cieli, prediceva il suo prossimo futuro tragico, la morte sul Calvario, sembravano un po' assenti, come se non si rendessero conto che quello che Gesù diceva era una realtà che li riguardava, li toccava profondamente. Sembravano come se fossero in parte con Gesù e in parte lontani da Lui. Allora ci chiediamo perché capita questo e capita a ciascuno di noi. Ci sono dei giorni in cui sembriamo incoscienti nei confronti di tutto ciò che riguarda lo spirito. Siamo occupati e preoccupati, impegnati fino al collo a fare tante cose, ma poi ci ricordiamo che dobbiamo pur dire un'Ave Maria, che siamo nel mese di maggio, ci dobbiamo muovere. Se vogliamo che il giorno che per ognuno di noi verrà ci venga incontro e ci sia vicino anche adesso, e ci aiuti a camminare nella grazia di Dio, c'è una certa passività. Da cosa dipende? Perché quei tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, in cui Gesù confidava, i quali aveva mostrato la sua maestà divina sul Tabor, questi tre che sono intimi, ma anche gli altri, sono presi da un sonno stranissimo, profondo, di pietra. Gesù si alza tre volte: vegliate, pregate con me. Niente. Fino alla terza volta, quando dice: ormai dormite pure, perché quello che mi ha tradito è già arrivato. E io rifletto sempre, ma su 12 uno solo veglia. Chi è? Il traditore. Quello non ha dormito.
ha organizzato tutto, ha fatto tutto, si presenta seguito da quelli che devono arrestare Gesù. Lui si dà da fare, è sveglio, sa cosa vuole, sa dove deve arrivare, dove vuole arrivare per adesso. Poi accadrà quello che lui non immagina neanche. E gli si risveglierà la coscienza che adesso dorme, mentre lui veglia per compiere quel delitto, e poi una volta che gli si risveglia la coscienza si va a impiccare. Noi non abbiamo una tragedia del genere nell'animo, perché il desiderio, la volontà di ascoltare la parola di Dio, di conoscere l'amore di Dio, questo c'è, e anche di vederlo sbocciare un po' dentro di noi, perché alleggerisca il peso della vita, dissipi quella specie di nebbia che in continuazione è pronta a risalire o a scendere dentro il cuore nostro. Ecco qua, vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Gesù parla di pace, parla di partenza. Vi lascio. Vuol dire che se ne va. Dovrebbero scuotersi. Io però vi do una pace che è quella vera, l'unica. Il mondo non ve la può dare questa pace. Perché non ci può dare la pace il mondo? Ma semmai ci può lasciare in pace il mondo, ma darcela. Non ce l'ha. Nessuno dà quello che non ha. Gesù ce l'ha la pace, ma certo, è l'amore per il Padre e l'amore per tutti noi. E allora, siccome è venuto proprio in forza di questo amore per liberarci dalla morte eterna, lui, l'amore continua ad averlo verso di noi. Non interrompe mai Gesù questo fiume di consolazione che viene dal Padre, da Lui e dallo Spirito. Gesù continua, nonostante tutto, nonostante la cattiveria degli uomini, a lavorare per la salvezza del mondo. Avete ascoltato la storia? È una pagina degli Atti degli Apostoli di San Paolo, con un fervore straordinario. Una volta che è diventato cristiano, si mette in movimento, in cammino, dappertutto annunzia Gesù, rischia, e addirittura alcuni sobillano il popolo, lo prendono a sassate, ormai lo credono morto e lo lasciano là. Poi arrivano i cristiani, lo prendono, lo curano e lui continua a predicare. Appena sta in piedi, continua ad annunziare Gesù, non si dà tregua. Paolo sì, è un cristiano che veglia, è un apostolo che sfida, è un candidato al martirio. Lui, cittadino romano, non potrà essere crocifisso, sarà decapitato, ma la sua vita ormai l'ha data. E io volevo proprio questa mattina proporvi, come pensiero della giornata, questo coraggio del cristiano Paolo di Tarso. Da Saulo diventa Paolo. Non c'è tutto un fenomeno perché questo nome si cambi, comunque è proprio così. Saulo, Saulo, Paolo, Paulus, Saulus, vicino, la F diventa P, o la P diventa F, la diventa S. Questi deterioramenti, questi scambi di lettere nei nomi, è possibile nella storia. In certi casi creano anche dei problemi. Nel caso di Paolo il problema non c'è, è tanto chiaro, perché è stato l'apostolo che è emerso su tutti gli altri. Paolo da solo forse ha lavorato quanto tutti gli altri insieme, ma sono uguali. Dalla decisione, dalla determinazione di dire sì anche alla morte, pur di portare se stessi e gli altri al Signore. Perché non dimentichiamolo, anche la Madonna vestita a lutto, la Madonna dei dolori,
è il prezzo che ognuno di noi paga per entrare nel regno. Il Cristo doveva patire e risorgere dai morti, poi così entrare nella gloria. Questo l'avete cantato nel versetto ed è del Vangelo di Luca. Apprendiamo con umiltà queste meravigliose verità e non lasciamoci ancora invadere dalle nebbie dell'indifferenza, della distrazione o addirittura della perversione, cioè l'opposto della conversione. Paolo, da persecutore, diventa martire. Noi, forse perseguitati dal mondo in certa misura, non conosceremo magari il martirio del sangue, ma accettiamo l'amore di Gesù Cristo che può fare di noi e può donarci il martirio del cuore. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme.